Mister D'Addario, non era facile tornare in campo dopo 45 giorni. Buona prestazione, peccato per la sconfitta. Sì, hai detto tutto te nella domanda. Pratica, non era di... Io avevo tante incertezze, proprio incertezze perché era come se sapevo la qualità dei giocatori, perché questa l'ho verificata in questi mesi, ma non sapevo il risultato poi, la risultante in campo. I ragazzi ci hanno messo l'anima, hanno controbattuto con una squadra che viene da 15 risultati consecutivi, che hanno fatto, mi sembra, 30 punti, quindi è una squadra forte. Però l'abbiamo messa in difficoltà, però poi i risultati della sconfitta, questo ci dispiace. Soddisfatto della prestazione della sua squadra, soprattutto viste le tante defezioni? Purtroppo le defezioni, perché poi anche di conseguenza alle defezioni poi tu ti mancano anche le altre pedine, perché purtroppo è così. Ma avere 10 giocatori con il Covid non è semplice, perché anche quelli che non l'hanno avuto si sono sacrificati ad allenarsi in un certo modo. Non è semplice e produttivo allenarsi per molti giorni 5 contro 5, oppure in 5 o in 10. Non è semplice. Vi aspetta un calendario difficile, giocherete ogni 3 giorni per via dei recuperi. Sì, difficile, particolare, questo è un altro campionato. Ripartiamo, abbiamo fatto la prima parte, abbiamo fatto la sosta estiva e ora, anzi, la sosta primaverile, e ora ripartiamo per questo rush finale che ci vede in 14 partite, compresa questa, quasi tutte le settimane, con doppio turno. Mister Corrado Urbano, ormai la sua squadra non è più una sorpresa. No, con questa scia di risultati è così lunga, tra l'altro, non può essere una sorpresa. Però sono veramente contento e soddisfatto. Anche oggi la squadra ha tirato fuori tutto quello che poteva tirare fuori, una squadra compatta che lascia veramente poco agli avversari. Molto cinica, che a me piace così, le poche occasioni che abbiamo avuto le abbiamo concretizzate. Oggi abbiamo ottenuto 3 punti, secondo me, veramente sudando tanto, perché di fronte abbiamo trovato una squadra che ha fatto molto bene, soprattutto nel possesso palla, nel girare palla, anche se poi devo essere sincero, grandissime occasioni loro non hanno avute, perché fino alla tre quarti poi dopo noi ci chiudevamo bene. Io non so veramente adesso che cosa dire a questi ragazzi, voglio fargli veramente i complimenti a tutti per quello che stanno facendo, alla società, allo staff tecnico, veramente meglio di così diventa difficile. Per questa vittoria avete centrato il primo obiettivo stagionale, che era quello della salvezza. Sì, adesso è inutile che ci mettiamo a dire no, ma non è così. 40 punti sono tanti, con 9 partite ancora da giocare, e credo che in questo momento noi possiamo giocare anche un pochettino più a briglie sciolte, però sempre mantenendo la stessa umiltà e la stessa determinazione che stiamo mettendo in campo da 3 mesi a questa parte.